Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui con PES 6. Prima di partire vi faccio vedere, come avevo anticipato alla fine dello scorso episodio, che avrei modificato la formazione. Infatti ho impostato una sorta di 4-3-3 con tre centrocampisti. Maradona nel ruolo di seconda punta, come porta il suo ruolo originale nel gioco. Prima me l'avevo messo in formazione praticamente tipo centrocampista, e l'ho messo alle spalle delle due punte, Giordano e Carica. Poi i titolari si formeranno, anche se sono tutti titolari, si devono sentire tutti al centro del progetto. Ok, quindi possiamo partire subito con la partita contro lo Shakhtar per cercare di recuperare punti e puntare alla promozione. È iniziato Napoli Shakhtar, via! Carica, Giordano, Alemão, Renica, Franchini De Napoli. Francini, Maradona, Careca, nulla, nulla, sveglia, attenzione a Giordano, il tiro, non si è capito nulla, ma tira, ed è 1-0, Careca, Careca, 28enne, il numero 11 di questo Napoli. No, ma che fai, autogol? Ma no, imbarazzante questo autogol. Francini, che mi combini? Per togliere il pallone dalla porta l'ha messa. Ma Maradona! Mamma mia! Di poco al lato. Rivediamolo. Una sassata. De Napoli batte. Ed è gol! Ed è gol! Si gonfia la rete da calcio d'angolo. È proprio lui, JD Gamer, a dare la vittoria. Gol vittoria di JD Gamer. Da che gli sviluppi di un calcio d'angolo. Vai così, vai così. Si lancia e colpisce di testa, anticipando tutti. All'85esimo su assist di De Napoli. Ah, se lo lascia sfuggire. Va bene così, vinciamo 2-1. Andiamo a vedere le pagelle. Giuliani 6 e mezzo, Ferrara 6, Renica 6 e mezzo, Corradini 6, Francini 6, Alemão 6, Fusi 6, De Napoli 6, Maradona 6, 6 e mezzo Giordano, 6 e mezzo Carica, 6 Baroni, 7 JD Gamer, uomo partita. 6 Zola. E poi per il resto degli altri, tutti 5 e mezzo, qualche 6. Va bene, andiamo. Siamo pronti al Binoleffe Napoli. Carnevale prova a togliere palla, nulla. Ci prova subito ma Di Fusco, nulla, dice non si passa, parata sicura. Corradini. Scatta a destra. Ah, sbaglia il passaggio. Ricomincia il secondo tempo, Zola. Carnevale. De Napoli. Francini. Vai Francini. Il cross dentro, JD! Ancora JD a segno! Il numero 21! Ormai è rimasto il 21, io rimasto. Grandissimo gol! Sul cross di Francini! Si inserisce con una zampata! La mette dentro! 1-0 Napoli al quinto della ripresa.
Di Fusco e poi la rete del pareggio. Di Fusco si era superato, ma poi sulla ribattuta Albinoleffe con Gori pareggia. Non è riuscito Gedi. Attenzione però, segna così Gedi! Doppietta! Estende l'Albinoleffe! Doppietta di Gedi! Finalmente si sta sbloccando! Finisce! Battiamo 2-1! Con doppietta di Gedi Game e l'Albinoleffe in totale 4-1, visto il 2-0 dell'andata. E passiamo alla fase successiva della coppa. Andiamo a vedere le pagelle. Allora, 5 e mezzo di Fusco. Ma perché 5 e mezzo? Forse ha fatto poche parate. No, però ha fatto qualche parata buona. Mi sembra strano, 5, io un 6 gliel'avrei dato come minimo. 5 e mezzo Biliardi, 5 e mezzo Baroni, 6 Corradini, 7 Francini, 7 Crippa, 5 e mezzo Romano, 6 De Napoli, 7 e mezzo Gedi Gamer, che vince nuovamente il premio Uomo Partita. Carnevale 5 e mezzo, Zola 5 e mezzo, effettivamente sono stati un po' anonimi. 6 Renica, 6 Fusi, 6 Ferrante. Si parte. Careca, Giordano, Romano, Alemao, Ferrara. Sbaglia Ferrara, clamoroso, attenzione. Rigoni, Swatch, Renica, Giordano, Maradona, chiuso però, no, ah, l'aveva recuperata per un attimo. Occhio a Vailatti. Occhio al Vicenza. Rigoni. Colpo di testa il palo! Il palo del Vicenza! E poi Giuliani qui controlla. Stiamo attenti, il Vicenza c'è. Non a caso è quarto. Ah, che ha fatto qua? Vabbè, la recupera Romano. Rigoni. Recupera Giuliani. Grande portiere Giuliani. Maradona. Vai, vai, Maradona, vai. Maradona, nulla. Forse è troppo frettoloso nel tirare. Butta fuori proprio all'ultimo secondo, nulla, 0-0, non si va oltre il pareggio, peccato. 2 punti persi. Che scottano questi. Andiamo a vedere le pagelle, ma la prestazione ottimale è mancata. 6 e mezzo Giuliani, 6 e mezzo Ferrara, 6 e mezzo Renica, 6 Bagliardi, Bigliardi, 6 e mezzo Baroni, 6 Alemao, 5 e mezzo Crippa, 5 e mezzo Romano, 6 Maradona, 6 Giordano, 6 Carrega, 6 e mezzo Corradini, 6 Fusi, 6 Gedi Gamer. Prestazione un po' opaca questa, prestazione un po' opaca. Allora, vediamo quanto mi offre cartellino. Un anno, rimaneva un anno di contratto. Cartellino. Queste offerte non me le ricordo, 2920, non mi ricordo che significava, vabbè, però il cartellino è 2892, loro ci offrono 2920, quindi è una buona offerta, 33 anni, un anno di contratto ancora, non si può modificare per richiedere. Niente, posso solo accettare o rifiutare. Non si poteva modificare per chiedere di più. Provare a chiedere di più. Vabbè, allora ci penserò bene perché io ho un paio di colpi, soprattutto sui terzini e sul centrocampo, lo vorrei fare perché sto adattando diversi giocatori.
che non sono proprio il loro ruolo. E quindi ci salutiamo così. Per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale. Cerchiamo di arrivare ai 200 iscritti, possiamo farcela. Lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Ciao ciao!